dal dottore del sorriso è tornato il dottore Giovanni Macri. Grazie a Massa Sebastiano. Allora, dottore, bentornato. Perché dobbiamo prenderci cura dei nostri denti, anche perché sorridere è importante, lo ricordiamo sempre. È fondamentale per la comunicazione oggi. E tu sei il dottor Sorriso, lo sai, no? No, sono il dottor Cavadenti, dentista. No, come Cavadenti? La nostra missione è quella. Dottor Sorriso, non possiamo metterlo scritto qua, dottor Sorriso? No, dottor Sorriso. No, vabbè, fai il modesto. C'è anche una nobile associazione. Allora, il tutorial di oggi, su cosa ci vogliamo concentrare? Oggi ci eravamo lasciati parlando di zuccheri. Sì. E ti avevo fatto una domanda, se tu preferissi finire con un formaggio o con un dolce, tu hai detto no, preferisco il dolce. Adesso te ne vorrei fare un'altra. Era sbagliata, infatti. Era sbagliata, ecco. Perché era meglio finire col formaggio, terminare il pranzo. Adesso se vediamo il cartello, c'è un'altra sorpresa, un'altra domanda che ti voglio fare. Voglio Primo vedere se hai studiato e se sei preparata. No, non ho studiato, dottore, perché io pendo dalle tue labbra, quindi vabbè, non voglio anticiparti, ecco. Va bene, tu hai di fronte una fetta di torta, sì, e una caramella. T'ho Secondo mangiata, te, le qual è più dannosa per i nostri denti? Vediamo. Sì. Allora, dipende che tipo di caramella. La caramella contiene zuccheri e la torta contiene molti più zuccheri. Allora, torta. Saccarosa. Assolutamente no. No, però tu hai sbagliato. E ti spiego perché. No, però è colpa del dottore, perché io... Perché hai sottolineato che contiene molto più zucchero, allora ho capito. Ma perché voglio spiegare proprio questo ai telespettatori. Allora, una sostanza è tanto più cariogena non soltanto per la quantità di zuccheri che contiene, ma soprattutto per il tempo di esposizione in cui gli zuccheri stanno a contatto dei denti. Allora, io non so qual è la tua voracità, tu quanto ci metti a consumare una torta, una fetta di torta? Beh, diciamo 5 minuti. No, meno. Di meno? Penso di meno. Volevo fare la brutta Un minuto e mezzo. Invece, le caramelle si tengono in bocca a volte per 20 minuti, a volte per ora. Quindi una caramella... caramella per ora? No, ma chi conosce, le caramelle si tengono spesso, si ripetono. La caramella sta in bocca molto di più e quindi gli zuccheri stanno a contatto delle superfici dei denti molto di più e sono molto più pericolosi perché impediscono il potere tampone della nostra saliva. Sai che la nostra saliva ha i sali di calcio, quindi innalza il pH e quindi pulisce, deterge e neutralizza i batteri. Quindi morale è meglio una fetta di torta. Assolutamente, che le perché caramelle. Una fetta di torta si può ingerire in pochi minuti, le caramelle si tengono in bocca molto di più. Secondo cartello. Questo è facile, però meglio lo spazzolino elettrico. Anche pare. Le caramelle non danno problemi se uno quotidianamente, almeno 3 volte al giorno, provvede alla pulizia dei denti. Come si fa? L'avevamo spiegato l'altra volta con lo spazzolino manuale. Ne prendiamo uno, Caterina, per far vedere. Sì, certo. Ecco, guarda. Importante il manico o la maniglia, che sia abbastanza lungo. A proposito, premetto, l'altra volta mi hai fatto una lezione, mi hai detto giustamente che la sera, dopo le 7, le borse sono molto piccole e tu non puoi portare lo spazzolino. No, lavo i denti a casa quando torno no, a casa. No, io te ne ho portato uno che ora ti faccio vedere. Guarda, non riesci a metterlo questo? Sì, però non è che sono a cena, mi alzo e vado a lavarmi i denti. Dopo, però riesci. Questo riesci sicuramente. Quindi non ci sono alibi per non lavarsi i denti, neanche le borse, la moda, neanche le tendenze, vuoi essere cool, però lo spazzolino va portato sempre. Va bene, questi tipi di spazzolino, sì. Quello tradizionale deve avere un gambo importante, cioè una maniglia importante, e la testina deve essere ben arrotondata. Fondamentali sono le setole. Quando andiamo al supermercato e scegliamo uno spazzolino, ci sono vari tipi di setole. Quale dobbiamo scegliere? Dure, medie e morbide. Diciamo che quella più indicata è quella media. E perché là c'è anche quella dura? Perché a volte qualcuno che ha dei denti particolarmente poco sensibili può usare anche quelle e pulisce meno spesso i denti, può Quindi usare anche quella dentiere. Dura. Però normalmente no, tipo le protesi, alcune protesi in ceramica. Normalmente però si consigliano le setole medie. Si utilizzano quelle morbide invece dopo gli interventi chirurgici oppure dopo aver fatto un impianto o aver fatto un'estrazione di denti. Un altro tipo di spazzolino invece è quello che si dice elettrico, cosiddetto. Migliore di quello manuale, quindi. Non voglio dire migliore. No. Cosa consiste la differenza? La differenza consiste nel tempo, perché mentre lo spazzolino manuale necessita di almeno 3 minuti, quello elettrico, che io faccio fare, è di una certa abilità, quello elettrico è molto più semplice da usare e necessita della metà del tempo. Si appoggia alla superficie dei denti e con dei movimenti di rotazione e oscillazione procede da solo a
detergere e pulire bene i nostri denti. Abbiamo oggi un altro tipo di spazzolino elettrico, che è il sonico. Questo ha 62.000 oscillazioni al minuto e attraverso il dentifricio e i liquidi della bocca sviluppa un ossigeno che aiuta a detergere ancor meglio i nostri denti. Di ultima generazione? Assolutamente, però. Di ultima generazione, quasi come uno strumento di un dentista. Posso metterli a confronto? Sì, sì. Quindi qual è la differenza? La differenza è che questo ha 62.000 oscillazioni, questo ne ha un po' di meno, quindi questa è un'azione pulisce anche sonica. Ancora di più. Pulisce ancora di più. Costa però, di più? Però costa anche un po' di più. Costa anche un po' di più, va bene. Ecco. Ma... però allora, va sostituito, le setole vanno normalmente, guarda, normalmente lo spazzolino si sostituisce a seconda dell'utilizzo che se ne fa. Se si utilizza 3 volte al giorno, 8 settimane è il tempo giusto, sia quello manuale ma anche quelli elettrici. 8 settimane, quindi 2 mesi. Poi da casa chi lo produce a casa dipende dalla consistenza delle setole, che devono essere assolutamente le setole sintetiche, non di origine animale o vegetale, perché si possono annidare dei batteri all'interno di allora, queste setole. C'è chi dice che guardarsi allo specchio mentre si lava i denti aiuta a lavarli meglio. Assolutamente, perché si ha la percezione di quello che si fa e poi si tiene la bocca aperta. Ma io e faccio si riesce... altro mentre mi spazzo le denti. E cosa fai? Ascolti la radio? No, magari che so, mi rimetto a posto le cose del trucco. No, rimetto a posto le cose del trucco, oppure metto a posto un attimo l'asciugamano. Cioè... No, quando bisogna concentrarsi, perché è un momento importantissimo quotidiano della giornata, bisogna passare almeno 3 minuti con lo spazzolino manuale per lavarsi bene i denti, o 1 minuto e mezzo. Scrivetemi quanti minuti elettrico. Siete davanti allo specchio. Allora, prossimo cartello. Frutta e verdura. Come mai, dottore? Perché la no, frutta... No, perché me lo dice dopo, perché c'è la pubblicità. Va bene. C'è la pubblicità. 2 minuti. Siamo con il nostro dottor Sorriso Giovanni Macri e stiamo scoprendo tantissime curiosità sulla prevenzione. E dopo aver analizzato i vari tipi di spazzolini, è il momento di scoprire con questo cartello quello che succede per i nostri denti. Certo. Allora, abbiamo frutta e verdura. Sì, frutta e verdura sono un ottimo ausilio per i denti perché, oltre a contenere degli zuccheri fruttosi meno cariogeni del saccarosio, hanno un ottimo potere detergente, quindi puliscono bene i denti, soprattutto quelli ad alto contenuto di clorofilla. Qual quindi, è quello all'alto, quindi quelli più per verdi? Per esempio quelli tipo il sedano, anche i cavoli hanno un'azione... Poi anche la mela che tu usi spesso, mi dicevi prima, sì, che ti piace. Sì, perché di solito magari a fine cena oppure la mattina dopo la colazione un pezzettino di mela, ecco, forse puliscono i denti. Pulisce i denti, però c'è un'insidia. Non deve rimanere negli spazi interdentali, per cui se rimane anche il fruttosio con lo zucchero, pur meno cariogeno, però può creare dei problemi. Quindi qual è quello che fa meno male tra gli zuccheri? Sicuramente il lattosio è uno di quelli che fa meno male, ecco, anche questo. Però gli zuccheri hanno tutti un potenziale cariogeno. Insomma, quindi bisogna evitare, denti, bisogna dottore, lavarsi i denti risultato. E utilizzare... Ecco. Ecco, utilizzare anche altri ausili. Come allora, sul bancariello, come lo chiamo io, sulla pedana, c'è anche un limone. Ecco, il limone. Il limone sbianca i denti. Il limone un po' sbianca i denti, ma pochissimo, perché a contatto della saliva sviluppa il perossido di idrogeno, che è un'azione sbiancante. Però attenzione che contiene l'acido ascorbico, che ha un alto potere corrosivo. Quindi io sconsiglio l'utilizzo del limone per biancare i denti, e anche delle mele che contiene l'acido malico. Invece, se si vuole proprio... avere un rimedio naturale, da 2500 anni si usa la salvia. La salvia? La salvia è un ottimo sbiancante naturale. Tutti i giorni poi si utilizzate anche con la foglia proprio di salvia oppure con gli infusi come facevano le nostre nonne. E questo si vede che toglie proprio quella patina giallognola dei denti, quindi ha un ottimo potere sbiancante. Vai di Ed salvia. È l'unico. Poi dopo per gli sbiancamenti bisogna ricorrere agli sbiancamenti di tipo ambulatoriale. Filo interdentale. Parlavamo della mela. Certo. Quando ti è mai capitato che rimanesse un pochino di mela tra qualche sì, spazio? Certo, ecco, certo. È importantissimo utilizzare il filo interdentale, che è uno strumento Pretty Woman molto, vi molto... ha aiutato molto, Sì, sì. Con Julia Roberts in bagno, diciamolo. Già, diciamolo. Diciamolo. E anche se... Allora, se ne...
Ne esistono di vari tipi, monofilamentosi oppure plurifilamentosi, esistono di nylon, cioè di seta, di teflon, quello un pochino più spesso si gonfia per passare sotto le protesi, per i portatori di protesi. Ah. Però se ne utilizza 45 centimetri circa, si avvolge, io adesso sto attento a fare il gesto giusto, intorno alle dita medie. No, il dottor Sorriso non può sbagliare. Appunto, appunto. No, ma perché può essere ambiguo questo gesto. Ah, ecco. Ecco, e si fa... si avvicina ai denti e piano piano si porta verso il basso con i pollici per i denti superiori, faccio vedere, e con gli indici invece per quelli inferiori. Bisogna stare molto attenti ad avvicinarsi ai margini dei denti, questa manovra deve essere fatta piano piano, soprattutto quando si inserisce. Esce un po' di sangue ogni tanto. Potrebbe sanguinare un po', nulla di male, però perché se sanguina troppo. Si comincia invece, da dietro e poi si va davanti? Si comincia dal molare, si arriva al molare controlaterale. Quindi non si fa così, Assolutamente. Facciamolo vedere il movimento. Lo faccio vedere, si fa in questo senso, superiore. Non è facile sul denti finti. Esatto, finti. Ecco, si porta qui, poi si... Si sciacqua sotto l'acqua oppure si no, può continuare? Si sposta di volta. Ogni dente se ne utilizza un centimetro diverso. Va bene, può essere cerato e non cerato, può essere aromatizzato e non aromatizzato. Ah, però la mente è buona. Alla mente è buonissima. Grazie, dottor Matrici. Ciao, vediamo Caterina. Presto per sorridere con denti belli, sani e forti.